Cut. Ciao a tutti appassionati di anime e manga, sono Alex, come sempre invito a seguirmi qui su YouTube, su Instagram, su Twitch e anche nel mio gruppo Telegram per restare sempre aggiornati. Tutti i link li trovate qui sotto in descrizione. Oggi farò la recensione di Akame di Shanpei Shirato, questo è edito da Hazard, edizioni prezzo 10 euro, una casa che ormai non c'è più, è ancora facilmente trovabile su Amazon, quindi lo reperite facilmente. Shanpei Shirato è uno dei, diciamo, mangaka fondatori dei manga degli anni, tra gli anni 60 e 70, quindi è comunque uno della vecchia scuola. Ci sono poche opere in Italia sue, due praticamente, tutte delle altre edizioni, quindi spero che qualche casa porti altre sue opere, perché comunque è la storia questa del manga, e quindi bisogna comunque, soprattutto per i cultori del manga, conoscere anche questo mangaka, perché comunque è storia, e quindi è un volume unico, quindi ok, 10 euro, però è un volume unico, è finito. È un manga storico, parla della seconda metà del 1500 più o meno, circa siamo lì, e parla proprio delle rivolte, il tema fondante è le rivolte dei contadini, le singolari rivolte dei contadini che c'erano spesso in quegli anni, seconda dal 1500 però appunto tutto, anche tutto il 1600 più o meno, fino all'epoca, a fine del Bakufu praticamente, degli stati combattenti. E quindi fa vedere questo scorcio l'autore di questa Giappone feudale, dove i contadini erano proprio poveracci, ma proprio poveri, facevano fatica a passare l'inverno, alcuni ponevano fine alla loro vita, soprattutto gli anziani, per avere meno bocche da sfamare per i più giovani, quindi avere più cibo i più giovani, quindi spesso si sacrificavano, soprattutto i feudatari, che erano molto tirannici, proprio pensavano solo a loro stessi. I contadini erano alla merce di oggetti, potevano trattarli come volevano, con delle imposte, delle tasse assolutamente inique, spremerli fino all'osso. Se morivano in particolar modo questo feudatario Nobuhiro, non gli fregava nulla, anzi era più perfido, cattivo, si divertiva a torturare i propri contadini, quindi il proprio popolo. Ammazzava come e quando voleva, anche solo per provare se la spada tagliava, prendeva le donne incinta, gli squartava il ventre, quindi è molto drammatico, è molto scene molto forti. E poi appunto uno di questi contadini, vessato da lui, Matsuzo, riesce in qualche modo a scappare, a salvarsi, incontra un gruppo di ninja che stanno allenando, chiede di farsi allenare per meritare vendetta, solo che dopo anni e anni gli dicono praticamente che lui è un contadino, è nato contadino, non potrà mai diventare un ninja, quindi lo abbandonano in mezzo al nulla, lo abbandonano per appunto in mezzo al nulla. Lui si ritrova alla fine senza un occhio, senza una gamba, diventa un monaco e dopo 30 anni vediamo che torna in quel villaggio dove è cresciuto come monaco e professa questa nuova religione degli Akame, gli Akamenismo, dove gli Akame alla fine sono dei conigli, e quindi dice ai contadini che tutto ciò che subiscono dal proprio signore, che è sempre quello, Nobuhiro, è colpa che ammazzavano i conigli indiscriminatamente senza preoccuparsi dei problemi dei conigli e di come soffrivano. E quindi dopo anni e anni di soprusi verso i conigli, sono stati maledetti per appunto a loro, quindi incominciano a venerare per appunto i conigli, e dopo succedono varie cose. In qualche modo, molto furbescamente, riesce a far portare di volta i contadini proprio contro Nobuhiro. Qua proprio vediamo l'autore che spesso nelle sue opere l'eroe o antieroe è dalla parte dei perdenti, almeno soprattutto all'inizio, e quindi richiama spesso questa tematica della parte dei perdenti, quindi ha tematiche comunque abbastanza forti, devo dire, questo manga. Se ci pensi, comunque fa vedere un Giappone diverso da quello che si è abituato a vedere,
Fa vedere il Giappone dalla parte proprio dei perdenti, dei contadini che erano sempre vessati, perdevano sempre, dovevano solo star zitti e subire, e non fa vedere dalla parte comunque dei signorotti feudali che spadroneggiavano, facevano quello che volevano coi propri sudditi, se così vogliamo chiamarli. E quindi vediamo proprio la casta dei contadini come l'ultima o penultima, gli ultimi forse sono gli schiavi, ma non c'erano più di tanto gli schiavi. E il padrone poteva effettivamente fare ciò che voleva dei contadini perché erano considerati come bestiame, come merce di sua proprietà. E soprattutto fa vedere un periodo storico del Giappone che i contadini a un certo punto, come naturale che sia, non ce la fanno più e vanno in rivolta con rivolte molto fantasiose, non solo questa molto fantasiosa, ma storicamente accertate che ci sono state rivolte davvero fantasiose. È perché comunque non avevano i mezzi i contadini per ribellarsi ai propri signori, visto che i loro signori avevano comunque un esercito, armi, anche archibugi, mentre loro non avevano nulla e quindi dovevano ingegnarsi in qualche modo. Poi vediamo qua la pestilenza durante le pestilenze, carestia, sciami di locuste che oltre al fatto di essere poveri, se ti becchi quella sfiga lì muoiono davvero in tanti, inverni rigidi, e quindi i contadini potevano vivere un giorno dopo essere già morti. E quindi erano sempre lì a lottare per la sopravvivenza, davvero qualcosa che oggi non riusciamo a capire bene, perché ovviamente viviamo in un'epoca diversa, e quindi non riusciamo a capire cosa si prova e a dover sopravvivere ogni giorno con le unghie e coi denti. Morire di fame, di stenti, deve essere una cosa davvero terribile. Quindi uno che nasceva contadino nasceva già sfortunato, ma tanto, e doveva solo pregare di avere un signore feudale ravveduto che tipo Nobunaga, che arriva più avanti verso metà del 1600, che comunque non considerava i contadini come merce, come oggetti, ma come valore, come forza, e quindi comunque non vessava il proprio popolo. E quindi se te invece, come la maggior parte dei feudatari, vessavano il proprio popolo, vuol dire che sei proprio nato sfortunato in qualche modo. E quindi dovevi solo stare zitto e subire. E quindi è molto forte come Giappone in quegli anni. Faccio vedere giusto stile di disegno. Mi ricorda qualcosa di già visto, anche se in questo momento non mi ricordo. Un po', forse un po' in qualche modo. Ricorda un po' Kazuo Koki, un po' Tezuka, un po' un misto, ecco. E quindi, però, se vi piacciono i manga storici, fa il caso vostro, ma soprattutto se siete cultori dei manga, cultori della storia dei manga, almeno un manga di Sanpei Shirato dovete reperirlo. E siccome questo è l'unico reperibile in Italia attualmente su Amazon, e vi invito a farlo velocemente perché, essendo fallita Hazard Edizioni, non farà più ristampe, e quindi approfittatene ora che intanto c'è e andate a recuperarlo. Questo è comunque un manga abbastanza recente rispetto all'autore, dovrebbe essere il 94 se non ricordo male. Comunque ne vale la pena, vi invito davvero a prenderlo perché mi è piaciuto parecchio, devo dire. Io vi ringrazio, se il video vi è piaciuto mi raccomando iscrivetevi al canale, iscrivetevi anche su Twitch, Instagram e Telegram e lasciate un commento qui sotto che mi aiuta davvero tanto. Noi ci vediamo ai prossimi video.